carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Sono senza voce, come diceva il nonno di Alcaraz, che oggi ha vinto il suo primo Master 1000. Congratulazioni al giocatore spagnolo appena di 18 anni. Nello sport per vincere ci vuole la cabeza, la testa, il corazon, il cuore e i coglones, gli attributi, ma aggiungo anche la C di culo. Perché tutto il culo che l'Inter non ha avuto negli ultimi 2 mesi l'ha avuto stasera. La Juve ha fatto la partita, l'Inter torna a Milano con 3 punti fondamentali. Migliore in campo, secondo me, in assoluto, Barella e Skriniar. Avevamo bisogno di Trottolino amoroso, Dudu Dadadà, il nostro Barellino, ed è stato fenomenale. Ha lottato, ci serviva a centrocampo. Vedo la classifica: Milan 66, gioca domani col Bologna e vince sicuro. Napoli che ha espugnato Bergamo 3-1, 66, Inter 63, con una partita da recuperare. Juventus 59. Massimiliano Allegri ha detto: puntiamo al quarto posto. Oggi l'Atalanta ha perso, e quindi non ti preoccupare, Massimiliano, perché voi state a 59 e la Roma sta quanto credo a 54, quindi 5 punti, ma avete il vantaggio dello scontro diretto. Ritornando alla partita, Allegri che schiera i tre migliori attaccanti, Dybala che giocava il suo ultimo derby d'Italia, Vlahovic che ha la 7 sulle spalle, ma vale secondo me un'unghia di CR7, soprattutto perché si butta troppo, troppo per terra. Lo dico, alla fine ero esasperato, mio figlio che ha 12 anni e tifa Juventus si lamentava. Ieri sono andato a vedere una partita di calcio della sua squadra, bambini di 12 anni che non vanno a terra, giocatori di Serie A. Ma questo succede solo in Serie A. Allegri che fanno vedere, si leva la giacca come un pazzo quando è stato fatto ripetere il rigore. Chi di VAR ferisce, di VAR perisce. All'andata è stato dato un rigorino, quel tocchettino di Dumfries su Alexandro, e anche oggi è un rigorino. Morata, che come si suol sempre dire, attaccante scivoloso, attaccante pericoloso, in aria, gli attaccanti nella propria area non ci devono stare, va con il piede, coi tacchetti sopra il piede di Dumfries, e quello è un rigorino. Lo diceva anche Gianfranco Zola in studio, i telecronisti inglesi. E alla fine questa è la Serie A, tant'è vero che l'Italia non è qualificata per i mondiali, e forse ci dovremmo fare un paio di domande. Ma se in Italia continuano a fischiare questi falletti, purtroppo. Poi dopo, Szczęsny, che secondo me è il miglior giocatore in assoluto della Juventus, ho un rispetto estremo. Parentesi, il momento più bello della partita è stato all'inizio, quando hanno cantato Imagine e tutti i giocatori abbracciati. Devo dire che dopo, secondo me, ci sono state delle scene, perché Chiellini che chiede la doppia ammonizione, l'espulsione di Lautaro. Giorgione, ti voglio bene. Sei il capitano della nostra nazionale italiana, ci hai fatto vincere. Bonucci fuori, che fa il secondo allenatore, che chiede anche l'espulsione. Cos'è? È fallo, è fallo, è fallo. Giocatori che vanno troppo facilmente per terra. C'era oggi Federica Pellegrini, super tifosa della Juve, allo stadio, all'Allianz Stadium, ma lei in vasca si deve buttare. Altri giocatori come Cuadrado, Dybala, Vlahovic, Morata, che ogni... Non lo so, c'ha tutto lui. Alla fine l'unico col sangue è stato Dzeko per una manata e un dito nel naso. Quindi la Juventus ha creato tantissime occasioni da gol, un'uscita maldestra di Handanovic, non so se lì ci sia stato un fallo di carica di Chiellini che ha preso la traversa. Onestamente noi eravamo tutti dietro, avevano messo marcatura su Brozovic, che oggi è stato così e così, si vede che secondo me non è al massimo della sua forma, però dopo ci vuole anche tanti attributi per Calhanoglu andare a ribattere quel calcio di rigore nello stesso angolo e segnare. Poi tutti come al solito che vanno a circondare l'arbitro, ma se oramai c'è la tecnologia e De Ligt c'ha fretta, non lo so, di andare a farsi un panino ed entri in aria prima che il calcio di rigore venga battuto, non è colpa nostra. Quindi Allegri, faccia meno il commediante, perché lui fa sempre vedere in conferenza stampa, ieri faceva le battute, mi siete mancati 2 settimane, poi in campo dà dell'incredibile Hulk. Con fatto sta,
l'Inter non vinceva a Torino da 10 anni, dal 3 novembre 2012, dopo 10 anni siamo ritornati alla vittoria, la Juve non perdeva in Serie A da 16 giornate e queste sono soddisfazioni. Dopodiché non so onestamente a questo punto quello che succederà, ma fatto sta che con stasera la Juve esce definitivamente dalla corsa a scudetto e io da interista sono contento, perché se vincono il Milan e il Napoli i complimenti glieli faccio. Ma glieli faccio proprio sinceri e sarei stracontento per una piazza come Napoli e anche la piazza dei cugini rossoneri. Non abito a Milano, quindi questa rivalità contro i milanisti non ce l'ho. Con questo è tutto, mi vado a fare una doccia, ha portato strabene non fare la diretta, mi sa che oramai non le faccio più, mi vedo le partite con mio figlio e niente, domani un'analisi più lucida della giornata, ma scusatemi, sono ancora in fase di euforia e chissà adesso cosa dirà Alessio Tacchinardi, non vedo l'ora. Con questo è tutto, ci risentiamo presto, sempre solo, Forza Inter! Ciao!